Ebbene sì, è la sera prima del mio viaggio per Seoul e domani si parte. Surreale, surreale, io ancora non realizzo e non so quando è che realizzerò. Appena arriverò in quella città piangerò tantissimo. Mi viene da piangere già solo adesso al pensiero, mi vengono gli occhi lucidi. Però vi voglio far vedere che cosa ho messo nella valigia, perché ho portato davvero poca roba. Starò via un mese e mezzo e questi sono gli outfit che ho portato. Pochissima roba. Qui abbiamo la roba termica per quando farà più freddo, una cintura, due maglioncini, maglie a maniche lunghe, alcune, e tre paia di pantaloni e basta. Finito qui, perché tanto so che comprerò tutto là. Due cappellini, qui ci sono i prodotti per i capelli, qua c'è la skincare, fazzoletti perché io senza i fazzoletti non vivo e devo assicurarmi di averli. La farmacia, mi sono portata tutte le medicine possibili e immaginabili. Cotton fioc, assorbenti, ma voglio provare gli assorbenti anche lì onestamente. Però intanto per sicurezza me li sono portati. La mini GHD, camomilla e melatonina, non si sa mai. La mia macchinetta analogica, è un must have quando viaggio. Qua c'è il mio make up, raga, è davvero poco, onestamente, non è manco pieno. Sono stata molto brava. Snacchini perché non si sa mai. Siccome lì in Corea non è che sia tanto vegan friendly, allora mi porto qualcosa da qui, giusto per avere uno snack sempre disponibile. Le traverse che vi ho già spiegato forse in passato, che io le porto sempre perché le uso come tappetino quando esco dalla doccia o le uso quando ho il ciclo per evitare di macchiare i materassi. E poi qua ho messo tutti i pennelli. Nel trolley piccolo invece ho messo gli stivali, che ho riempito con calze e mutande per salvare spazio. E porto solo questi stivali e le scarpe che indosserò nel viaggio. Una borsa, ma so che lì ne comprerò altre, quindi porto solo questa che tanto non occupa spazio. Qui ho messo i miei gioiellini. Un pigiama, non so se portarne due o solo uno, ma perché so che semplicemente lì comprerò altri pigiami, sicuro. Cioè sicuro un pigiama lo compro. E poi devo ancora mettere bene in ordine tutta la roba tecnologica. Sono arrivata a Paris Charles de Gaulle, quindi a Parigi. Ho preso un pumpkin spice latte ghiacciato perché stavo morendo di caldo. Da quando l'ho preso almeno ho iniziato a sudare meno. È tutto così surreale. Tutto surreale. Non ho parole. Comunque ora di skin care e lavare i denti e poi cercare di dormire.
Ma buongiorno! È il secondo giorno e sono le 3:20 di pomeriggio. Io e Carmi ci abbiamo messo un bel po' oggi a ingranare perché stanotte non abbiamo dormito tanto bene. Il jet lag si è fatto un po' sentire, poi faceva caldo in stanza, quindi siamo un po' sbattuti. Però adesso siamo pronti per uscire, finalmente ce l'abbiamo fatta. Ieri, come primo giorno, abbiamo fatto un sacco di roba. Siamo stati in giro 12 ore. Oggi andremo a mangiare in un posto vegano che è qua vicino all'Airbnb. E poi andremo a fare shopping perché io, come avete visto, sono venuta con la valigia totalmente vuota e sorprendentemente fa caldo. Io mi aspettavo facesse più freddo e voglio qualcosa di più leggero perché ho solo il giubbotto invernale e ieri l'ho tenuto in braccio tutto il tempo, a parte la sera che faceva un pochino più fresco, ma non è che si gela, quindi oggi tocca lo shopping e comunque non è che abbiamo grandi forze per fare molto, vero Ama? adesso usciamo perché abbiamo fame. Esatto, se non fosse per il cibo mi sa che boh, non so che ci spinge. Allora, siamo in Corea, secondo giorno, e Carmi mi ha fatto prendere la pizza perché c'era il gorgonzola e lui dice che ha un aspetto invitante. Non è male, però assaggiamo, ora la faccio vedere. Questa è la pizza, è proprio la pizza classica di Domino, però qual è? È una bella cosa che posso dire, che io abito in UK, quindi questa per noi è una bella pizza, cioè, non stiamo parlando in Italia, ok? Se diciamo che siamo italiani. Questa è col gorgonzola. Sa di gorgonzola? L'odore di gorgonzola. Oh, oddio. Non è male. Però è dolce. È proprio tipico coreano che mettono il dolce ovunque. Allora, devo dire che l'impasto è buono. La pizza è dolce e ci hanno portato anche il... lo sciroppo, non è miele perché è vegano, ma lo sciroppo da cucciare dentro. Adesso assaggio questa con il pulled pork. Interessante. Il padrone del ristorante, che è vegano, siccome ci ha visto che stiamo riprendendo tutto quanto, ha detto vi porto il dolce, e allora noi stavamo aspettando il dolce. Adesso se ne è arrivato con il fried chicken vegano e noi non ce l'aspettavamo per niente. Qui in Corea si usa un sacco il fried chicken, però io quando sono venuta qua ho detto io non lo proverò mai perché è impossibile trovare il fried chicken. E ce l'ha portato! Adesso noi siamo pieni come non so cosa, ma ci sforzeremo ad assaggiarlo, poi gli chiederemo se possiamo portarcelo via. Ma è stato super carino e anche lui ha detto mangiatelo qua perché non lo trovate da nessun'altra parte in Corea. Io felicissima. Appena mangiato shrimp, dumpling, una pizza, il pollo che non abbiamo finito, ce lo portiamo indietro, e in più questo gelato che è grosso quanto la mia faccia. Dio, aiutaci. A me piace un botto. Questo gelato sotto è tutto a scaglie, sembra la neve quando la gratti dal parabrezza quando è ghiacciato. Praticamente gelato grattato con sopra una pallina di gelato e i fagioli. È buonissimo. Dici, ma tu che ne pensi? Ma non sono sicuro, sinceramente. Cioè, veramente sembra di mangiare la neve. Ha la stessa texture della neve. Se prendi tipo gelato, beans e la neve, diciamo così, è buono, sì. Se però ti manca il gelato sopra, secondo me perde. Cioè il gelato dà veramente tanto sapore. E qua si vede, è proprio neve. È bellissima. Mamma mia, però mi è piaciuto.
fatto giusto un po' di shopping. Ma siamo venuti qua con proprio l'obiettivo di comprare roba, cioè è già tanto, perché io sono una che non compra niente, quindi sono molto fiera. Ho trovato tutto ciò di cui avevo bisogno. Questi primi piani, che mi giudichi, Carmen? Ti sto giudicando, sono da due ore. Ho preso vengo in giro. Pigiama bellissimo, troppo cute. Ti farò vedere tutto perché... Una haul ci vuole. Tra l'altro ho preso un paio di pantaloni e la commessa non me li voleva vendere la M, mi voleva vendere la L. Io ho detto no, ma mi va bene la M. Signora, scusi. No, prenditi la L. Ho detto no, ma dammi la M. Che buono. Vabbè. Abbiamo fatto shopping? Abbiamo fatto. Finito. Ma buongiorno, tra l'altro devo andarmi a fare le unghie il più presto possibile perché non le sopporto più e qui fanno le unghie super cute con le gemme come piacciono a me, che io voglio le unghie così da anni, ma purtroppo in Italia non ho mai trovato nessuno che le fa così come le voglio io. Comunque, piccolo momento pubblicità con i prodotti di Freshly. Qua in Corea mi sono portata la crema Blood Orchid Face Cream. Questa crema qui è fantastica, è molto idratante, riduce i rossori e le infiammazioni sul viso, soprattutto protegge la pelle dallo stress dell'ambiente in cui siamo, e qua a Seoul c'è molto molto smog, molto inquinamento. E una crema del genere è essenziale per proteggere la mia pelle dallo stress ambientale, ma riduce anche i segni dell'invecchiamento cutaneo, e che comunque a quest'età bisogna iniziare a prevenire. Insieme a questa crema qui vado a mischiare il booster alla vitamina D. Ma anche se in questi giorni siamo davvero davvero fortunati perché c'è sempre il sole, questo sera la vitamina D è molto utile per la stagione invernale dove c'è meno sole e la pelle riceve meno vitamina D data appunto dal sole. Si può mettere sia sul viso che sul corpo, e per il viso ne basta davvero una goccia sola. Guardate com'è denso sopra la crema, va mischiata. E la cosa bella di questa crema Blood Orchid Face Cream è che è tipo gelatinosa, si assorbe in fretta ma lascia la pelle morbidissima. Anche questo sera la vitamina D rafforza la barriera cutanea, quindi è un'ulteriore protezione dallo smog. Mi piace tantissimo questa combo di prodotti perché mi lascia proprio la pelle bella polposa e idratata. Ma poi io Freshly lo adoro come brand, i loro prodotti sono davvero ottimi e per adesso mi sono trovata bene con tutto quello che ho provato, sia dalla skincare che prodotti capelli. È davvero... Finalmente posso mangiare vero cibo coreano e posso vedere se è più buono di ciò che mi cucino io a casa. C'è tanta di quella cipolla, io sono così felice. Questo sembra carne, ha pure i nervi come la carne, io non so. È assurda sta cosa. Non mi sta venendo il dubbio, è tutto vegano, no? Sì, c'è scritto fuori, mica. C'è tutto vegano, sì. Sembra così tanto carne, cioè tipo assaggialo. Qui sono peperoncini interi, piccantissimi. Meno male che io tollero il piccante. Ma buongiorno, oggi sorprendentemente io e Carmi usciremo prima di mezzogiorno perché ci siamo svegliati prima delle 8. Siamo stati bravissimi, ci siamo svegliati addirittura prima della sveglia
nonostante, cioè, siamo andati a dormire tipo alle 3, però io non sono stanca. Stamattina ho lavato pure i capelli, ma adesso andiamo a mangiare in un posto che fa solo cibo coreano vegano e non vedo l'ora, perché è il quarto giorno che siamo qua, è già il quarto, oddio, e non abbiamo ancora mangiato cucina tipica vera coreana e sono felicissima di andare in questo posto qui e sono felicissima soprattutto che esista. Non vedo l'ora, non vedo l'ora. Abbiamo preso una porzione di tteokbokki, una di gimbap, una di udong e un, non mi ricordo come si chiama quel robo, che sarebbe di pesce, vabbè dopo ve lo faccio vedere. E abbiamo speso solo 15.500 won, ah, gli odeng, questi qua fatti così, e 15.500 won che sarebbero tipo... Adesso Carmi fa il calcolo. Non ce la faccio. 15.000 500 sono 10,88 euro. 10 euro in due. Per due. Sono 5 euro. Che scasso. Sua maestà, il tteokbokki, il mio primo tteokbokki coreano mangiato in Corea, cioè finora li ho mangiati solo cucinati da me o dai ristoranti in Italia. È più buono, ma sicuramente sarà incredibile. È più buono dei miei. Adesso Carmi assaggerà i tteokbokki. Io già so caldo. Lui già che sì. Non sopporta tanto il piccante, ma secondo me ce la puoi fare. Ma sei sicura? No, ok, ok, ah, okay, okay, pensavo peggio, ok, pensavo peggio, si sente un po' di no. Se non pucci il gimbap nella salsina del tteokbokki, godi solo a metà. Sipul punia.
comunque è l'unico posto al mondo dove lascerei, come faccio la macchinetta lontana da me e qua ancora, perché nessuno ti tocca niente, cioè davvero, a parte che a nessuno gliene frega niente che io filmo, però nessuno ti tocca la tua roba, è fantastico. Che faccio distrutta. Comunque io e Carmi ci siamo resi conti solo adesso che abbiamo il supermercato dentro il palazzo di dove viviamo. Raga, è tutto vegano, ama! Ma sei pazzo? È vegano! Prendiamo tutto, compra tutto. Oddio! Compri questo! Quelli sono i fagioli, sì! Ma che bello! Da quanto è che diciamo vogliamo un supermercato? Supermercato. E adesso a casa siamo entrati nel nostro palazzo sotto e abbiamo trovato un supermercato coreano! Che si chiama E-Mart! Che scasso! Raga, che bello! Sono i noodle plant-based. Questa che sembra carne, plant protein. Anche questo è vegano. Un peperone 3.980, quindi circa 1,50 euro. Oddio, il mio sogno. Tutti questi funghi. Madonna, quanti enochi. Ma che oyster giganti. Ma io li voglio assaggiare tutti questi funghi. Ma hanno anche i tteokbokki plant based. Cioè io voglio fare uno svuota frigo, un video di solo prodotti vegani del supermercato coreano. Ci sono anche questi che sono plant based noodles con la pasta di fagioli, che si chiama jajangmyeon in teoria, mi sembra. Siamo appena stati nel negozio Line Friends, dove vendono tutte le cose dei BT21, e sono venuta apposta perché volevo un paio di ciabatte, ma adesso ve le devo far vedere perché sono troppo carine, ma poi costano niente, ho pagato 16.000 won, che sono tipo 10 euro, adesso ve le faccio vedere. A parte la bustina che è troppo carina, mamma mia, la custodirò per sempre, ma Carmi ha vinto questo, che abbiamo speso 1000 won. Quanto abbiamo speso? Era 1000 won per un trial. Lo sai a caso cosa ti esce? Perché c'è la pallina e dentro c'è scritto il price, ma finché non vai alla cassa non sai. Noi pensavamo fosse una spilla. Pensavo fosse una spilla. E invece è il pupazzetto del divan, che è il pupazzetto delle armi delle fan di BTS. Però aspetta, le ciabatte. Wow! Mamma mia, che carine! Ma sono troppo cute. Sono molto felice di questa cosa. Basta, perché non avevano molto. Io pensavo di trovare molte più cose, ma c'erano poca roba. Cioè non c'era tanto. Hai fatto i tuoi acquisti, amo. Why won't you go away? You say you hate me, but you stay and be my life. Why do you want to bring my love and love me at the same time? If it bitch, you can put my love, I'm gonna lose my fucking mind. What did I do to deserve this?